Stando ai programmi e dal contratto con la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione di Villa Argentina Viareggio, questi dovranno terminare a luglio. Ne dà assicurazione il presidente del Consiglio provinciale Andrea Palestini, che segue particolarmente da vicino, documentando con foto su Facebook la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà della provincia di Lucca. L'inaugurazione dovrà avvenire entro il mese di ottobre, in coincidenza con l'apertura delle scuole, con la mostra anche sulla Grande Guerra ed opere esposte di Lorenzo Viani. Nella struttura sono previsti spazi riservati al centro Liberty e quelli di promozione turistica. Poi ci saranno spazi espositivi per ospitare nello stesso tempo visite guidate a scolareschi e ad appassionati di questo genere del Liberty, come ha previsto il presidente della provincia Stefano Baccelli, di una sorta di riappropriazione dello stabile da parte della città di Viareggio, vero patrimonio della città, ma anche dei turisti che arrivano da fuori.